quel gran genio del mio amico. Prodotto dalla Fiat fin dal 1962, con il motore a benzina da 600 centimetri cubici, dal 1970 viene alimentato con un motore a 4 cilindri da 903 centimetri cubici a benzina. Questo mezzo ha svolto un ruolo di primissimo piano per lo sviluppo del commercio italiano, fornendo principalmente ad artigiani e commercianti la possibilità di trasportare le merci velocemente e in modo economico. Nelle versioni furgone e autobus è stato utilizzato da alcune istituzioni, forze armate, poste, polizia, carabinieri, guardia di finanza e da enti di vitale importanza Enel, SIP, RAI. La Fiat forniva direttamente molti allestimenti, tra i quali furgone con tetto normale o rialzato, furgone vetrinato, coibentato, promiscuo per trasporto merci e persone, pulmino, ambulanza. La versione autocarro, con cassone aperto, era invece fornita solo da alcuni allestitori, Fissore appunto, Pasino, Coriasco, Moretti. Nel 1970, data della prima uscita del motore 903 centimetri cubici, si legge nel libretto di manutenzione che questo motore è dotato di un dispositivo di ricircolazione dei gas che trafilano dai cilindri e dei vapori d'olio per evitare lo scarico nell'atmosfera. L'esemplare in questione, immatricolato nel 1976, appartiene ad un agricoltore di Monte Domenico, frazione del comune di Sestri Levante. Dopo un passaggio di proprietà, fu acquistato nel 2003 dall'attuale proprietario, che lo fece totalmente restaurare. Quel gran genio del mio amico.